cane è valido, viene sfruttato fino a 8-9 anni finché il cane riesce ad andare. Se invece il cane non è valido, viene cambiato frequentemente, anche più di una volta all'anno. Il cane, se non va bene, se non viene trovato da cedere prima possibile, il cane viene abbattuto. Più frequente che venga abbattuto. Non tutti. La maggior parte dei cuccioli vengono cresciuti fino a 5-6 mesi. Il cane non raggiunge le aspettative o ha qualche difetto, mancanza per essere perfetto alla caccia, viene ceduto o abbattuto. In caso viene abbattuto, viene tolto il microchip dall'animale ucciso e inserito in un altro cucciolo della stessa età o anche più giovane. Cacciatori. Gabbie arrugginite, non c'è acqua nelle ciotole, fuori ci sono 30 gradi, non hanno cibo e hanno questi comportamenti stereotipati di avanti e indietro della gabbia, non escono e non vengono fatti sgambare. Una quaglia viva col volo tagliato in modo che non gli scappi e insegnano il cane a fare la ferma, la seguita sul selvatico. Per i segugi vengono liberati i recinti dove viene detenuta una lepre, a volte con una zampa rotta, in modo che i cuccioli la prendano e se la mangino. Da cinghiale vengono liberati in recinti con cinghiale, più delle volte salta fuori anche un combattimento tra cane e cinghiale, con conseguenze immaginabili per i cani. Facile che ci resti il meno esperto dei cani o il più aggressivo, il cinghiale reagisce, facile che uccida il cane o lo ferisca per bene.